Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo il nostro tour, tappa numero 12, che ci vedrà partire da Ellinghausen fino ad arrivare alle porte di Amburgo. Quindi ci facciamo una bella tratta in verità, come sempre il tempo poi dipende dalla velocità che manteniamo, però dovrebbe essere sempre intorno a un'ora di volo o poco meno, insomma. Quindi una buona tratta e iniziamo a vedere un po' la parte nord della Germania, appunto, e vedremo poi che tipo di giro andremo a fare. C'è della nuvolosità, come vedete anche qui, diciamo all'anteprima, in questo periodo insomma fa altro che piovere anche sulla nostra penisola, e quindi vediamo un po' come sarà il meteo in arrivo. Per il momento non, cioè, ci dà un po' di nuvolosità magari in partenza, sull'arrivo magari potrebbe non esserci, o questo fronte nuvoloso potrebbe spostarsi appunto verso la nostra destinazione. Staremo ovviamente a vedere. Ho i miei e compagni di viaggio che sono già in attesa all'aeroporto di partenza. Sarà interessante anche la partenza stessa, perché comunque l'aeroporto ha una buona pista, però di fronte, partendo dalla pista 4, c'è una collina con degli alberi, quindi bisogna partire full power. Andremo con i flap a 2 e sfrutteremo il più possibile la lunghezza della pista stessa per poter prendere quota il più velocemente possibile e poter attraversare l'ostacolo. Mi direte, perché non partite dall'altro lato? Perché è praticamente uguale, quindi durante l'atterraggio è più semplice, nella ripartenza può essere, diciamo, un problema, però non ci facciamo assolutamente scoraggiare. Allora, intanto direi di caricare il nostro volo, così ci facciamo vedere anche dai nostri amici. E devo ricordarmi di mettere il carburante. Non so perché ogni tanto mi carica l'aereo con cioè privo di carburante. Cavolo, non ho settato l'orario. Vabbè, non dovrebbe essere notte però. Mi sa che erano 18 e qualcosa. Che va bene pure così, insomma, non è assolutamente un problema. Allora, mentre carica, i ragazzi, ne approfitto come sempre per ricordarvi che se volete partecipare al tour siete i benvenuti. Di solito registro il lunedì sera intorno alle 21, e in descrizione nell'ultima tappa troverete il piano di volo per la tappa successiva. Quindi non dovete far altro che scaricare ovviamente il piano di volo, farvi trovare nell'aeroporto di partenza e volare insieme a noi utilizzando il multiplayer del simulatore. Allora, ci siamo già, non so se ci sono i nostri amici, sì, ok, sono già allineati, quindi direi che sono io quello in ritardo. Allora, facciamo le procedure di partenza abbastanza velocemente, diamo un po' di illuminazione qua. E sì, è privo di benzina, quindi dobbiamo mettere il carburante. Penso 55% può andare bene. Allora, mentre si allineano i sistemi, intanto iniziamo ad accendere, così si riscalda un po' tutto quanto, e andiamo a spegnerci queste luci qua, che insomma è sereno, quindi c'è già abbastanza luce naturale. Allora, quindi beacon, strobo e taxi. Andiamo a metterci direi un 2500 piedi, potrebbero pure andare bene. Alla fine comunque il tratto è abbastanza pianeggiante, superata la collina iniziale. Andiamo a metterci il flag director. Ok. E andiamo in GPS. Ok, direi che fatto tutto, possiamo fare la nostra taxi. Andiamo a metterci i flap a 2, così sfruttiamo maggiormente la deportanza generata dai flap, e anche se stiamo magari con poca velocità non dovremmo avere grossi problemi. Allora, intanto cerchiamo di girarci.
non utilizzo il pushback perché non so se effettivamente l'hanno risolto quel problema che c'era che c'era in precedenza, il fatto che rimaneva poi agganciato il tizio con il pushback al nostro aereo. Vado un attimo per campi. Passiamo un attimo vicino ai nostri amici che già ci stanno aspettando, però facciamo sta prepotenza un attimo così. Allora, utilizziamo la taxi qua e ci dirigiamo. Andiamo un po' più piano, vediamo se ci seguono. Ok, sì. Quello è Spheric Spears, l'altro dovrebbe essere compare Turiddu. Ok, si stanno muovendo entrambi, quindi va benissimo così. Quindi vedete ok, davanti, partendo dall'altra pista, abbiamo soltanto alcuni alberi, effettivamente non c'è la collina. Potrebbe essere più semplice eventualmente partire e poi fare la virata per andare in rotta, però dovremmo potercela fare. Non dovrebbe esserci grossi grossi problemi. L'importante è sfruttare tutta la potenza e anche l'intera pista. Allora, iniziamo a frenare un pochettino. Ci iniziamo ad allineare. I nostri amici ci stanno seguendo, perfetto. Quindi mi inizio a girare. Ed eccoci qua. Vedete la collinetta lì che insomma non è proprio piccolina piccolina. Ok, flap a due messi. Andiamo tutta manetta. E si va. Ruotiamo per intero tutta la pista per prendere un po' di velocità. C'è anche un po' di vento, vedendo la manica lì del vento. Cerchiamo di mantenerci il più dritti possibile. Purtroppo non ci aiuta manco. Se fosse frontale ci aiuterebbe un bel po'. Cerchiamo di prendere tutta la pista e tiriamo su. Dobbiamo cercare di mantenerci abbastanza dritti e teniamo i flap a due finché non superiamo questo pezzo. Spero che i miei compari compagni di viaggio non abbiano problemi. Ho già avvertito ovviamente della problematica che possono trovare in fase di decollo, però confido che non ci dovrebbero essere grossi problemi. Importante se insomma mi seguono, facciamo la stessa strada, non ci sono problemi. Perché c'è un punto in cui sono un po' più bassi, diciamo, gli alberi. Ok, siamo fuori con un po' di perturbazione, in verità un bel po' di vento che insomma ci fa un po' saltellare. Ok, iniziamo a togliere una tacchetta di flap e possiamo iniziare intanto ad andare un po' più verso la nostra rotta. Vorrei cercare di mettere l'autopilota. Eccolo. No, downshift, non magari no. Dove vai? Dove vuoi andare? Purtroppo avevo messo il vertical speed nel momento in cui stava puntando verso il basso, e quindi si è preso quello negativo di vertical speed invece quello positivo. Comunque, tutto a posto. Togliamo anche l'ultima tacca di flap e andiamo a accenderci le luci di nav. Andiamo a vedere i nostri amici. Allora, Sphelix c'è. E compare anche. Ottimo così. Ottimo così. Dai, ci stava una partenza un po' più difficoltosa. Alla fine, sfruttando comunque
Oddio, che volate di vento, raga, ha 24 nodi. Se ne guarda come balla. Dicevo, sfruttando per intero tutta la lunghezza della pista, insomma, non ci sono stati problemi, dai. Sicuramente, come vi ho detto, fare magari la partenza dall'altro lato sarebbe stato un filino più facile, perché comunque c'erano soltanto una fila di alberi da passare, poi una volta preso quota si virava o a destra o a sinistra e si andava in rotta. Però sono contento comunque che siamo riusciti. Mamma mia, come si sobbalza quest'oggi, veramente tanto. Un po' di difficoltà più che altro vado a togliere un filino di manetta, perché comunque sia, vedete anche la velocità come varia moltissimo in base ovviamente alle folate di vento. Ford Mustang si chiama quello, grandissimo. MiG 29. Allora, abbiamo compare che è lì, ok, e Sfelix che è poco più dietro di noi. Ok. Speriamo che non abbiano problemi di rotta, li vedo un po' più lontani rispetto alla nostra di rotta. Vabbè, ovviamente la linea è indicativa, poi l'importante è arrivare alla destinazione. Comunque abbiamo raggiunto la quota di crociera. Diamo anche un filino più di manetta, perché comunque ora andandosi a livellare si guadagna anche un pochettino di velocità. E, allora, comunque, dicevo, siamo quasi prossimi al confine della Germania, quindi sicuramente la prossima tappa ci vedrà varcare l'oceano e vediamo, insomma, che tipo di tratta effettivamente fare. Come sempre, sono, come ripeto, ormai da qualche appuntamento, sono molto curioso di vedere come sarà il meteo lì una volta che iniziamo ad avvicinarci appunto ai paesi più a nord, visto comunque la perturbazione generale che sta adesso interessando la parte sia dell'Italia che comunque dell'Europa. Sarà, ripeto, molto molto interessante. Ok, che la prossima tappa è da qui a una settimana, ovviamente il meteo può assolutamente sia migliorare che peggiorare, insomma, speriamo di no, però è una possibilità che possa succedere. E quindi vediamo come sarà la situazione da quelle parti. Per il momento, anche se, insomma, come sempre, vediamo nuvolosità all'orizzonte, ma non è detto che sia dove andremo noi ad atterrare. Quindi anche questa volta Felix Pierce sarà contento di fare una tappa non con la pioggia. Tutte le volte mi dice che effettivamente non gli piace la pioggia e quant'altro, e che ci è andata bene durante le tappe. Questa oggi, perlomeno fino adesso, la partenza è stata, diciamo, asciutta, e insomma potrebbe continuare così anche fino all'arrivo. Vedremo poi come andrà. Mentre il vento direi che non accenna assolutamente a diminuire, anzi diamo un po' meno di manetta, perché in alcuni punti evitiamo di andare troppo su di giri col motore.
e ci sono alcuni punti, in base ovviamente alle folate che ci arrivano, che andiamo in overspeed. Adesso siamo già ampiamente in arco giallo, quindi dobbiamo togliere un pochettino. È assurda questa cosa. Il vento è l'unica costante che non ci ha mai abbandonato, in verità. Tutte le tratte che abbiamo fatto sono sempre state molto ventose. Forse quelle in mezzo alle Alpi, per quanto, insomma, comunque le montagne possano portare ovviamente più turbolenza, ma se ricordo male sono state quelle un po' più tranquille. Ma per il resto, appena abbiamo varcato le Alpi, è stata sempre una costante il vento, o con raffiche più forti, o comunque sempre costante. E quindi da questo punto di vista non ci ha mai abbandonato. In questo caso, purtroppo, c'è sfavorevole, perché ce l'abbiamo frontale e alcune volte appunto da delle belle raffiche che ci fanno sobbalzare. Insomma, l'aereo deve correggere molte volte per riuscire a mantenere la quota e la velocità. Allora andiamo a vedere i nostri amici. Intanto abbiamo Sfalex e Compare Turiddu, che stanno comunque dietro di noi. Quindi da questo punto di vista sta andando tutto secondo i piani, diciamo. C'è, ripeto, nuvolosità qui sullo sfondo, però vediamo poi se effettivamente arriveremo a vederle effettivamente più da vicino, scusate il gioco di parole, o se rimarrà comunque lì all'orizzonte. Abbiamo ancora un bel po' di, diciamo, di strada da fare. In totale un 46 minuti ancora di viaggio, un 84 miglia nautiche per il primo punto rotta, che ho inserito io manualmente quasi prossimo all'aeroporto di atterraggio. Quindi una volta che siamo arrivati lì, veramente 5 minuti e siamo sulla pista. Aeroporto che è un aeroporto normale, insomma, quindi non sono andato a scegliere questa volta un aeroporto specifico per la tipologia del nostro aereo, quindi un po' più piccolino, ma diciamo che sono stato quasi costretto, tra virgolette, perché comunque avevo bisogno di un aeroporto che portasse più verso la nostra direzione. Abbiamo sempre fatto, diciamo, la parte quasi confinante con la Francia, per la vicinanza appunto dei vari aeroporti, ma prima o poi toccava ritornare più verso il centro della Germania, per poi andare nella direzione corretta. E quindi questo di Amburgo è stato una tappa, ripeto, abbastanza scontata per poter raggiungere il nostro obiettivo. Da lì in poi vediamo, perché non ho idea di come siano effettivamente dislocati gli aeroporti in quella parte in quelle nazioni. Quindi vediamo se effettivamente magari ce ne sono diversi un po' più vicini tra di loro che possiamo sfruttare senza andare, diciamo, a disturbare aeroporti un po' più grandi, anche se comunque non è un problema, intendiamoci, però cerchiamo di mantenere una coerenza anche con gli aeroporti che andremo a utilizzare, che siano più indicati alla tipologia d'aereo che stiamo utilizzando. Quindi vediamo, insomma, vediamo come si svilupperà la situazione. Allora, vediamo un attimino i nostri amici. Sono sempre in coda. Sfalex sui 3.000 piedi, Compare Turiddu sui 2.005. Sono tenuto anch'io sui 2005 perché, ripeto, è comunque abbastanza pianeggiante, a parte la partenza, che c'era quella collina. Sono
ma tendenzialmente pianeggianti, quindi 2000 piedi magari sarebbero stati infino più bassi, ma 2005 ci possono assolutamente stare senza grossi problemi. C'è da dire che hanno velocità un pochettino si sta avvicinando, mi sembra bella ignorantella e compatta questa che abbiamo fronte a noi, però ripeto, non è detto. Insomma, vedendola dalla mappa del mondo, quella iniziale prima di caricare effettivamente la nostra rotta, non era, cioè, c'era un bel fronte nuvoloso che si stava appunto spostando dalla nostra parte, quindi potrebbe anche essere quello che si sta comunque avvicinando verso la nostra destinazione. Ripeto, ci impiegheremo circa un'oretta, quindi ci sta che comunque sia le nuvole si spostino come ci spostiamo noi. Sarebbe interessante, vediamo un attimo se ci fa vedere il, se ci dà il meteo qui dall'aeroporto, cioè il METAR. Sì, però è sempre la solita storia, io mi devo imparare a comprenderlo, insomma. Questo è il QNH, dovrebbe essere nuvoloso. SCT, queste dovrebbero essere le quote, credo, di nuvolosità. Quindi questa 13.000 piedi e questa 23.000, o questa 1.300 piedi e questa 23.000, non so, vediamo. Su questo purtroppo lo dico sempre, non sono preparato sul meter, però forse è il momento di capire che cosa vogliono dire quelle sigle, per avere un'idea, un'anticipazione del meteo che troveremo poi una volta giunti a destinazione. A parte quello magari visivo che possiamo vedere, nuvolosità lì sullo sfondo in lontananza, però insomma c'è capitato più volte di vederlo ed effettivamente poi non, nel nostro destinazione non c'era, quindi non cantiamo vittoria, insomma. Non dico che bisogna averci la pioggia, intendiamoci, non sono così cattivo, però un po' di nuvolosità a me non mi dispiace vederla, insomma. Comunque fa parte del gioco, passatemi il termine, insomma. Volare coi cieli sereni ovviamente in realtà è una pacchia, diciamo, quindi quando ci stanno le nuvole è un po' più così, però nel gioco non mi dispiace, anche perché sono fatte molto molto bene le nuvolosità, quelle abbastanza mi viene da dire complesse, però insomma, passatemi il termine, sono riprodotte molto molto bene pure all'interno del gioco, quindi mi affascina pure vederle nel gioco, soprattutto poi magari quando si, ora vabbè, noi stiamo col Cessna, abbiamo quote decisamente più basse, però quando si è con gli aerei di linea è sempre un po' affascinante in fase di discesa magari infilarsi nelle nuvole, oppure in un fronte nuvoloso particolarmente possente, diciamo così, e ci sono questi squarci all'interno delle nuvole fatte molto molto bene nel gioco, veramente affascinante. Malgrado mi ricordo le prime release proprio del gioco, le nuvole erano fatte veramente veramente bene in generale, poi c'è stato un downgrade della grafica una volta che è uscita la versione su console, cioè chi ha il simulatore dall'inizio se ne sarà accorto, all'inizio era veramente veramente bello e pesante da far muovere, ma ci sta, insomma, assolutamente. E poi c'è stato un downgrade grafico appunto in prossimità dell'uscita su console e ne hanno risentito un po' le nuvole e anche la lunghezza visiva degli oggetti che vengono caricati, il famoso LOD, cioè la distanza in cui vedi effettivamente gli oggetti che ci sono. Ora vanno in base ovviamente anche al computer e quant'altro, non lo metto in dubbio, però mi ricordo nelle prime release che era molto molto più pronunciato, insomma
veramente era a vista d'occhio gli oggetti che venivano caricati. Ripeto, complesso, pesante il gioco, ma ci può anche stare assolutamente. Io penso che giochi del genere, in cui non è che dici ogni anno, ogni 2 anni ne fa uscire una versione che magari puoi pompare graficamente stando ai passi, al passo con i componenti nuovi che escono magari dei PC o con le schede video sempre più potenti e quant'altro. Titolo del genere in cui tu lo fai uscire, diciamo, oggi e devi poterlo portare con un aggiornamento costante per X anni, ovviamente non vai a rifargli la veste grafica ogni anno. Quindi ci sta, secondo me, che a prima uscita, diciamo, come magari i più grandi si ricorderanno, quando uscì Far Cry, il primo Far Cry su PC era di una pesantezza incredibile, lo usavano tipo come benchmark per le schede video per quanto era pesante. Però, oppure anche Crysis, no, era Crysis, non era Far Cry. No, era Crysis, scusate, non era Far Cry. Crysis era veramente, veramente pesante, della Crytek. E appunto veniva utilizzato come benchmark. E mi ricordo c'era, penso anche adesso, intanto si sente la battuta che per dire gira Crysis, perché era appunto una cosa pesantissima da far muovere, vista la grafica, comunque molto, molto bella. Però per magari i PC di quel periodo, salvo ovviamente chi aveva i PC veramente, diciamo, della NASA, era difficoltoso da far girare se non con qualche compromesso. Quindi ci sta, ripeto, che per giochi in cui escono appunto in quest'anno e devono durare così tanto, ci sta che l'impatto sia pesante. Cioè, devi fare qualcosa che, secondo me, che non ci sia niente se non proprio il computer, proprio da 5.000 euro, quindi per esempio una 4090, l'ultimissimo processore eccetera, che lo riesca a far girare decentemente. Ma ci sta, secondo me ci sta, proprio per non rimanere, secondo me, troppo indietro con il passare degli anni. Anche se, insomma, Flight Simulator, vedendo il panorama degli altri simulatori di volo, può stare abbastanza tranquillo. X-Plane 12 non mi sembra niente di che. Ora, soltanto parlando del comparto grafico, non me ne vogliate, non sto facendo paragoni sulla per quanto riguarda la fisica di volo e quant'altro, sto parlando solo di puramente estetico, ok? Diciamo, anche l'occhio vuole la sua parte. X-Plane, dicevo, 12 non è assolutamente niente, niente di che, è semplicemente un aggiornamento, sì, con alcune migliorie dell'11. E chi altro c'è poi? Prepare 3D, non so manco se lo fanno più, forse sì. Il fatto che ho smesso di, diciamo, occuparmene e utilizzarlo, un po' perso. Fatemi abbassare un attimo la velocità, che ho preso della folata paurosa. Quindi, dal punto di vista proprio puramente grafico, prima che i competitor riescano a raggiungere la veste grafica di Flight Simulator, al massimo, se vorranno raggiungerla, ci vorrà un bel po' di tempo. Insomma, non è detto, perché ovviamente uno può anche puntare appunto alla fisica, al coinvolgimento delle meccaniche di volo e quant'altro, e la grafica ovviamente lascia il tempo che trova. Però è innegabile che con la venuta di Flight Simulator l'asticella grafica generale si sia alzata notevolmente. E quindi ci sta, ripeto, agganciandomi nuovamente al discorso che dicevo sulla grafica, che in uscita sia pesante, semplicemente pesante da non poterlo sfruttare sui normali computer. Ci sta, proprio perché non ti devi trovare, diciamo, impreparato successivamente, negli anni successivi, poi con l'aggiunta e con la venuta di nuove schede video, nuovi processori e quant'altro, quello che l'anno prima, 2 anni prima era, diciamo, insormontabile da far girare dignitosamente, inizia a essere un po' più malleabile. Il problema, tra virgolette, è che Flight Simulator esce anche su console, su Xbox Series X, che non è assolutamente una pessima console, assolutamente, ma è pur sempre una console. Quindi
sei limitato dal fatto che ovviamente come tale la console non la puoi aggiornare ogni anno, quindi a meno che non fa uscire ogni anno un modello nuovo, ma che è bene che insomma gli utenti non sarebbero molto contenti di questa cosa. Quindi per non andare secondo me a sviluppare qualcosa di puramente differente tra PC e console, quindi dando magari una grafica strafiga bellissima su PC, cosa che magari su console dovevi andare con qualche compromesso, hanno abbassato un po' la versione PC e quindi l'hanno penso livellata a quella console che comunque insomma, fa la sua porca figura in 4K, gira, insomma, non è assolutamente male. Però ripeto, chi ha avuto il simulatore dall'inizio, io ce l'ho avuto veramente il primo giorno che è uscito, la differenza da allora, non dico che sia cambiato dall'oggi, cioè dal giorno alla notte, intendiamoci, non è che adesso fa schifo e prima era bellissimo. Però ci sono stati alcuni downgrade, soprattutto, ripeto, le nuvole e anche un po' generale il punto di vista che vi dicevo prima, degli oggetti che vengono caricati sullo schermo. Poi successivamente, diciamo, hanno messo una pezza, dando la possibilità di decidere noi quanto fosse il load che andava a riportare, diciamo, come era una volta il gioco con la pesantezza che era una volta. Perché se tu carichi miliardi, diciamo, di oggetti fino all'orizzonte, quasi che si vedono, ovviamente il gioco si appesantisce. Ma ripeto, è normale, ci sta. Magari tra 2 anni con nuovi processori, nuove schede video, potrai spararlo tutto al massimo, perché ormai sarà una sciocchezza farlo girare. Ma ripeto, secondo me ci sta. Però va benissimo anche così. Ripeto, cioè, va bene. L'importante è che piano piano poi riportino il simulatore per chi è su PC ai livelli di com'era effettivamente quando uscì. Perché magari vuoi i vari programmi per fare di quanto era figo e tutto il resto, però insomma, poi Palo ritorna come era prima. Insomma, quindi ci può pure stare. Un attimino, scusate. Ok, allora, dopo sto mega pippone, come si dice. Vediamo un po' a che punto siamo. Mancano circa mezz'ora, 28 minuti al punto rotta. Sì, dai, abbiamo un bel po' di strada. Chissà se abbiamo già fatto metà. No, direi ancora no. Forse metà è più o meno qua. Quindi, vabbè, quasi quasi siamo quasi appunto alla metà della nostra tappa. E che io poi ne approfitto sempre per chiacchierare. Anzi, se voi avete qualche argomento, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, insomma, giusto per, non so, qualche news, qualcosa che volete che discutiamo. Perché è sempre un po', diciamo, difficile trovare un argomento, perché alla fine stiamo col pilota automatico, il volo dura 50 minuti, devi parlare per 50 minuti. Non ha senso, vi faccio vedere la partenza. Cioè, potrebbe benissimo farvi vedere la partenza, il momento in cui andiamo in quota, taglio il video e vi faccio vedere l'arrivo. Il video durerebbe 10 minuti e a posto così. Ma secondo me fa parte del gioco anche tutta la tratta. E, sì, è sempre un video lungo, andiamo sempre a sforare l'ora di video, questo me ne rendo conto, però
in un gioco come Flight Simulator, la cosa bella non è soltanto l'atterraggio e la partenza, ma anche tutto il viaggio. Sì, lo stiamo ovviamente portando un Boeing o un Airbus, che sono magari più fighe, ma anche lì, una volta che sei partito, metti il pilota automatico e stai a posto così, c'è poco altro da fare in verità. Anzi, per assurdo, manca l'atterraggio, potresti fare con quelli, perché scendono in autoland volendo, quindi saresti ancora meno indaffarato di quanto potresti fare con il Cessna. Però comunque i tempi, diciamo, morti della tratta, del viaggio, ci sarebbero anche lì. Almeno qui possiamo guardarci anche un po' il panorama, per quanto insomma la campagna tedesca non è che sia niente di che, però insomma perlomeno ce la possiamo gustare. Anzi, metto così, perlomeno guardiamo un po' più in alto e vediamo anche dove, diciamo, dove stiamo andando. E quindi devo cercare sempre di trovare qualche argomento per potermi intrattenere in qualche modo. Quindi se avete qualche idea, ragazzi, fatemelo sapere assolutamente nei commenti, magari vediamo come strutturare la cosa, insomma. Quindi sono assolutamente aperto a consigli, quindi non siate timidi, fatemi insomma sapere nei commenti. E soprattutto, ragazzi, se volete, lo ribadisco, insomma, partecipare anche voi, siete assolutamente i benvenuti. Insomma, vedete come stiamo navigando, diciamo, quindi abbastanza tranquillamente. Se sapete come poter portare un Cessna, come caricare un piano di volo, autopilota e quant'altro, siete dei nostri, assolutamente. Non ci sono limitazioni, potete scegliere le condizioni di volo che volete, giorno, notte, quello che volete. Io, per praticità anche per voi, visto che comunque tutte le tappe le facciamo di notte, scelgo comunque un orario di giorno per poterci gustare anche il panorama, ed eventualmente fosse brutto tempo possiamo vedercelo meglio di notte. Sarebbe tutto buio, non sai se è entrata dentro la nuvola, se sei uscito, se piove, nevica, non è che si vede moltissimo. Quindi per mia praticità preferisco usare il cielo sereno, però voi che magari volete unirvi potete utilizzare i modi che volete. Volete farvela tutta in manuale, fatela tutta in manuale. Volete usare l'autopilota, usate l'autopilota. Insomma, l'unica accortezza è quella di fare eventualmente la trappa insieme, quindi utilizzare lo stesso piano di volo per non doversi necessariamente poi ritrovare all'aeroporto di partenza, che tutti sono arrivati da punti differenti e stiamo a posto così. Il bello è anche farsi la tratta insieme, appunto, uno dietro l'altro, per, diciamo, godersi i vari posti e anche le varie difficoltà, nel caso in cui ci siano. Ovviamente, se c'è della perturbazione, magari con un altro tipo di rotta potresti aggirarla o non risentirne così tanto come chi è magari nel mezzo del ciclone, diciamo così. Quindi l'unica accortezza, appunto, è questa. Per il resto siete assolutamente liberi di fare come volete. Allora, scusate, stavo rispondendo a un messaggio di uno dei nostri amici vabbè, ha chiesto delle informazioni, quindi gli rispondo dal vivo, scusate, abbiate pazienza un attimino. Allora, vediamo un attimo come la situazione. Sfelix è sempre qui, sui 4000 piedi addirittura, bello, bello altino. Compare non lo vedo più, ma mi sa che o sta dietro, non vorrei che mi abbia superato, tipo, no, davanti non c'è nessuno, però o sta qua dietro
magari sta incastrato in mezzo alle altre targhette e quindi non lo vedo. Dovrebbe esserci. E niente, gli è appena crashato il gioco a compare Durillo, purtroppo. Cavolo, mi dispiace, ne abbiamo perso uno per strada. Sfiga. Purtroppo capita ogni tanto. Non è ancora assolutamente esente da difetti il gioco, poi possono esserci diversi motivi perché possa crashare, insomma, il simulatore. Va bene, dai, continuiamo la nostra rotta. Dovremmo essere arrivati più o meno a metà ora, vedendo, insomma, che siamo sopra i fiumi qua. Sì, direi di sì. Grosso modo, tra 20 minuti siamo al punto rotta che avevo inserito io qua poco prima, cioè poco dopo il Top of the Sand, e poi siamo arrivati all'aeroporto di destinazione, quindi siamo abbastanza prossimi all'atterraggio. Nuvolosità che alla fine dei conti è rimasta sullo sfondo, quindi come volevasi dimostrare non è affar nostro, insomma, è lì. Però non penso che la incroceremo lungo la nostra tratta. Siamo, diciamo, circondati da nuvolosità. Vedete, qui c'è penso il fronte nuvoloso che abbiamo visto sulla mappa prima di caricare, che veniva diciamo, dall'Inghilterra verso il centro della Germania. Quindi potrebbe essere questa parte qua. Questo sì. Purtroppo il Garmin non credo abbia un radar meteo e non ricordo se effettivamente è stato sistemato. Aspettate un po'. Questo è Detail All, questo è Detail 3, questo è Detail 2. Perché c'era prima il radar meteo del gioco proprio, poi non l'hanno tolto. E non so se hanno rimosso più, ma mi sa di no. Perché pure, per esempio, il Boeing della PMDG, quello, diciamo, la società più importante che ha portato i Boeing su Flight Simulator, all'inizio lo utilizzava, poi ha smesso, c'era solo quello del terreno, diciamo. E quindi non so se poi l'hanno risistemato pure nel simulatore oppure no. E non so effettivamente se il Garmin ha la funzione di farlo visualizzare comunque. Però in alcuni casi poteva essere comodo, soprattutto per vedere le zone più di ampio raggio, insomma, avendo la mappa e vedere se effettivamente ci poteva essere della nuvolosità da qui alle nostre vicinanze, ma io penso che non abbia manco diciamo, il radar da poter, cioè non abbia proprio la strumentazione per mostrarcelo eventualmente qua sul Garmin. Credo sia soltanto per gli aerei un po' più grandi. Però, ripeto, non so se effettivamente è stata sistemata questa cosa nel gioco e quindi il radar meteo non è proprio funzionante neanche, ripeto, neanche sugli aerei quelli più grandi. Quindi per il momento non sappiamo come sarà, se non con il Medar. Se sapessi come leggerlo, lo sapremmo. Però vediamo, dai. Quello che possiamo fare è attendere, ovviamente, una volta che saremo nei pressi dell'aeroporto, scopriremo se effettivamente la nuvolosità qui rimarrà soltanto qui sull'orizzonte o se
ne vedremo qualcosa un po' più verso verso il nostro aeroporto di destinazione. Verità non manca poi tantissimo, sono poco più di 16 minuti e mezzo, quindi ci siamo quasi. Per quanto riguarda la benzina, avevo messo più di 50%, ma mi sa che forse va bene, dai, alla fine siamo ancora in arco verde e dai, tanto non ci conviene dover arrivare proprio al limite in riserva, insomma, non è un problema. Certo, ci portiamo più peso, ma insomma, non è che stiamo a fare una corsa. Alla fine siamo comunque abbastanza veloci, 122-123 nodi, pur avendo vento a sfavore che è arrivato a 18-19 miglia orarie, quindi insomma sta soffiando abbastanza forte. Fortuna sono, diciamo, placati perlomeno fino a mo i sobbalzi, quelli abbastanza grossi che abbiamo avuto all'inizio. Vi ricordo, sto utilizzando l'opzione realistica nelle turbolenze, un'opzione che potete attivare nel menu di gioco. Di default è settato su basso, io da qualche tempo che ce l'ho settato su realistico, quindi è sicuramente più pronunciata la turbolenza in caso che questo avvenga. E nella prima parte, insomma, avete visto l'aereo con un po' più di difficoltà per cercare di mantenere la quota prestabilita e per via appunto delle folate abbastanza importanti che ci stava dando il vento. Quindi per il momento, insomma, c'è vento, ma sembra un po' più tranquillo da questo punto di vista, rimasto costante sempre nella sua direzione. E mi viene da pensare che, visto che comunque per arrivare all'aeroporto di destinazione dovremmo comunque virare un po' verso destra, lo avremmo frontale, se non un filino di coda, forse durante l'atterraggio, se dovesse mantenersi con questa direzione, perché appunto ora stiamo andando, diciamo, in maniera diagonale verso l'aeroporto di destinazione, quindi ora ci sta appunto soffiando, vedete, in maniera diagonale rispetto al nostro aereo. Quindi nel caso in cui dovessimo poi virare, perché l'aeroporto è comunque un po' più spostato sulla destra rispetto alla nostra rotta, non di tanto in verità, però un pochettino sì, quindi è facile che andrebbe poi a soffiarci o praticamente laterale, quindi prenderebbe la parte ovest del nostro aereo, oppure un filino più di coda per spingerci, che non è proprio il massimo, però insomma non è poi un problema per l'atterraggio. Potrebbe essere un po' più rognoso avercelo appunto da ovest verso est, perché ci spingerebbe e quindi dobbiamo, diciamo, intraversare il nostro aereo per cercare di poter scendere bene e tenere comunque un buon allineamento. Però sono supposizioni che sto facendo così, vedendo i parametri che abbiamo adesso. Poi magari una volta arrivata a destinazione può calare tanto da non doverci dare noia e nessun tipo di fastidio, e quindi è come se non ci fosse, insomma. Vedremo, come sempre vedremo. Però tecnicamente sul METAR dovrebbe essere sempre scritto l'eventuale vento, però non mi pare ci fosse riportato. No, meno che non è 29.013. Sì, è questo qua, KT, quindi sta soffiando da 290 gradi a 13 nodi. Adesso sta soffiando a 325, quindi 290 nodi, sì, nodi, 299, chi è? 290 gradi sono qua. Quindi sì, ce l'avremo praticamente da ovest verso est, come avevamo detto prima.
quindi ci soffierà da sinistra verso destra, dovremmo cercare di stare attenti. Per fortuna 13 nodi non sono poi tanti, adesso stiamo a 18-19, però bisogna comunque tenerlo conto, ecco, questo sì. Devo vedere poi per quanto riguarda ecco, la nuvolosità e quant'altro, sicuramente sono le altre informazioni che sono là elencate, però non le so leggere. Può darsi pure che un po' di nuvolosità la prendiamo, perché comunque sia ci stiamo avvicinando abbastanza. Mi viene da pensare che sta tipo da ste parti il nostro aeroporto, insomma, vedendo comunque la mappa, e dobbiamo fare ancora un po' di strada, quindi potrebbe essere un po' nuvolosa l'atterraggio. Vediamo. Ovviamente, vediamo come sarà la situazione. Interessante poi per quanto riguarda le prossime tappe, ripeto, non volando poi a chissà che altezze, e in caso di nuvolosità pesante, ovviamente può capitare che una volta che sei partito ti tuffi dentro le nuvole e la rimani. Perché se le nuvole sono particolarmente basse, tu non è che puoi volare 10.000 piedi con Cessna, insomma, non è il caso, quindi sei completamente, diciamo, inghiottito dalle nuvole, privo di poter vedere eventualmente il paesaggio, eccetera, e esci soltanto una volta che devi poter atterrare, se non che magari scendi di quota, ma anche là, insomma, bisogna poi vedere com'è la situazione. Soprattutto per quanto riguarda eventuali montagne e quant'altro, da quel punto di vista bisogna stare molto molto attenti, soprattutto appunto in presenza di nuvolosità particolarmente impegnativa, da limitare la visuale, se non basandosi sulla strumentazione, ma insomma la pianificazione serve appunto per evitare che bisogna poi fare delle grosse correzioni durante la rotta. Quindi vediamo insomma come sarà la situazione e soprattutto come sarà poi il meteo da qui a una settimana per la prossima tappa. Allora, sì, nuvolosità che si sta decisamente avvicinando, siamo noi che ci avviciniamo verso di lei, siamo ormai prossimi al punto rotta e anche al top of descent, mancano poco meno di 10 minuti, quindi ci siamo quasi. Vediamo se il nostro Sphelix, sì, è ancora lui che ci segue. Mi dispiace per compare Durito, che ha avuto un crash del gioco durante la tratta e lo abbiamo purtroppo perso per strada. Mi dispiace questo. Quindi ci siamo quasi. O come sempre, attendiamo il top of the sand per scendere. Ci porteremo sui 1500 piedi, che dovrebbero essere più che sufficienti. E poi, una volta fatta la virata, potremmo andare anche manualmente. Insomma, non c'è bisogno di proseguire con il pilota automatico. Ho inserito quel punto rotta, diciamo, manualmente, per poterci poi allineare bene alla pista senza dover fare troppi giri. Un po' di nuvolosità c'è, secondo me l'aeroporto è dove c'è questo groviglio di etichette ferme che appunto sono all'interno della nuvolosità, a parte che potrebbe pure essere meno fitta di quello che vediamo qui, perché comunque, se vedete oltre, possiamo vederci attraverso, quindi non sembra poi così così fitta da lontano, potrebbe sembrare, però una volta che ci si passa in mezzo magari si scopre che effettivamente non era niente di così, diciamo, eccezionale e preoccupante. Quindi per il momento va assolutamente bene anche così. Allora, quindi sì, c'è un po' di traffico lì nell'aeroporto, però per il momento sembrano tutti fermi. Ci sono alcuni aerei, insomma, li vediamo qua dalle etichette. Questo dovrebbe essere Sphelix, che ci sta quasi a 2000 piedi sopra. Poi
questo pure, ma sembra che si sta forse allineando per l'atterraggio e anche quest'altro qua. Vedremo poi una volta che siamo lì. E poi ce ne sono tanti altri che sono abbastanza fermi sulla pista. Sì, direi che la nuvolosità l'abbiamo raggiunta. Sphalerix sempre dietro di noi, appunto 4.400 piedi. Da qui in poi dovrebbe magari iniziare pure a scendere. Perché siamo proprio prossimi, però insomma ci stiamo avvicinando al top of the sand per iniziare appunto poi le procedure di avvicinamento. Io nel mentre, ragazzi, vi ricordo che in alto a destra trovate la i che vi riporta sia a tutta la playlist per quanto riguarda il nostro tour, sia per la playlist di Flight Simulator, dove trovate dei tutorial per quanto riguarda l'Airbus, la Boeing, anche per quanto riguarda la strumentazione, la creazione di piani di volo, insomma tutte le varie procedure spiegate in maniera diciamo non professionalmente, perché comunque non sono un pilota. Quel poco che lo so per autodidatta, quindi i video che ho fatto sono principalmente per poter eventualmente avvicinare persone che non conoscono per niente il mondo di Flight Simulator, cercare di volare in maniera un po' più realistica, passatemi il termine. Magari utilizzando procedure e quant'altro, non quello che abbiamo fatto noi, anche se insomma alla fine è un war to war quello che abbiamo fatto noi, con l'aggiunta di questo piano, con questo punto rotta, diciamo aggiunto manualmente. Però insomma, se volete avere, diciamo, un'infarinatura delle procedure che si dovrebbero seguire utilizzando le carte aeronautiche e quant'altro, trovate un bel po' di video appunto nella i qui in alto a destra. In descrizione poi trovate invece tutti i miei social, il mio server Discord, se volete partecipare comunque al tour. Ovviamente non è obbligatorio, ma se volete per insomma avvertire della vostra presenza appunto al tour, potete entrare appunto nel server Discord, dove possiamo metterci eventualmente d'accordo nel caso in cui magari un giorno non si possa fare di lunedì. Quindi cercheremo magari eventualmente di spostare quel giorno, oppure insomma, ripeto, non è obbligatorio il server Discord. Potete anche scriverlo nei commenti sotto al video, dicendo che volete comunque partecipare al tour. Perlomeno sappiamo che se dobbiamo aspettare qualcun altro, lo aspettiamo. Quindi è giusto per avere un'idea di chi c'è e chi non c'è come partecipante. Allora, ragazzi, siamo quasi giunti, in verità. La nuvolosità qui sì, si fa decisamente più impegnativa, ma per fortuna noi siamo quasi prossimi all'atterraggio. Top of the Sand, ripeto che si sta avvicinando. Io vado già a settarmi i miei 1500 piedi. No, così no. 1000. Ce la farò. Ok, 1500. E una volta arrivato al Top of the Sand, scendiamo. Ovviamente andremo a togliere un po' di manetta per evitare di andare troppo veloci. E una volta fatta anche la virata automatica, se abbiamo la pista in vista, andremo manualmente e ci facciamo un atterraggio senza grossi problemi, speriamo, insomma, perché la nuvolosità quasi sta insomma facendo abbastanza, non dico difficoltosa, ma tanto una volta che siamo scesi sotto le nuvole, insomma, non ci sono grossi problemi. Sto vedendo se si vede già la pista. Eccola, questa qui. Questa è la pista. Sta probabilmente sopra sto nuvolone enorme. Forse siamo fortunati da evitarci pure la pioggia. Se avessimo aspettato magari ancora un po'
potremmo averla. Forse la beccavamo mentre stavamo arrivando. La solita fortuna di Sfelix che non vuole la pioggia. Però insomma, qua ste nuvole non è che promettono proprio molto molto bene. Allora ragazzi, siamo quasi prossimi al tap descend, anzi io comincerei a scendere. Teniamoci un 500 piedi di radio di discesa. Andiamo, come vi dicevo, ad abbassare un po' la manetta per evitare di andare troppo veloci, e accendiamo le luci di landing perché insomma stiamo quasi per atterrare. Si vede nuvolosità che qua è decisamente bella, bella presente, però insomma a parte il nero non ci sono per il momento problemi. Molto molto figo graficamente ragazzi, cioè le nuvole, ripeto, alcune quando ci sono le conformazioni belle pesanti sono veramente fatte molto molto bene. Poi con magari con un aereo di linea in cui ci si passa in mezzo anche a quote più alte sono veramente molto molto ben fatte, assolutamente. Allora, pista in vista, ora facciamo l'ultima virata in maniera automatica e poi ci andremo a fare l'avvicinamento in maniera manuale e poi il successivo atterraggio. Anzi, mi sa che vado direttamente adesso. Sì, andiamo adesso un attimo in manuale, perché sennò la virata ce l'avrebbe fatta un filino troppo tardi e poi saremmo quasi dovuti tornare un filino indietro, mentre adesso che comunque vediamo la pista ci possiamo allineare in maniera più tranquilla insomma. Ok, andiamo a togliere quanto più possibile la manetta perché stiamo veramente molto molto veloci e cerchiamo appunto di scendere. Per il momento non riesco a vedere le luci papi, quindi dobbiamo fidarci un po' di noi stessi, diciamo. Vento che comunque correttamente si è spostato ora appunto da sinistra verso destra e quindi dobbiamo cercare di contrastarlo mettendo, vedete, l'aereo in maniera in diagonale per poter comunque andare dritti. Siamo forse un filino bassi, vedo un po', mi pare tutte le luci rosse là, quindi sì, siamo un po' bassini. Vediamo se manteniamoci un attimo sugli 800 piedi. Diamo un attimino pure dei gas. Vada un po' di lag. Cerchiamo di allinearci. Per il momento ancora bassi. Per lui, ok, la prima bianca si è accesa. Aspettiamo che si accenda pure la seconda. Questa è abbastanza lontane, è un po' un casino vederle. Ok, a parte mi sa che sono solo tre, non so, quattro. Va bene, mi pare che, vabbè, quando ci passo vicino vedo se sono tre o quattro, però ci siamo, dai. Cerchiamo di togliere un po' più di manetta perché ora dobbiamo scendere. Ah no, sono quattro, sì, ok. Ora giusto, anzi, sono un po' bassini, ok. Devono essere due bianche e due rosse, ragazzi, ricordatevi. Tanto comunque la pista è molto lunga, non si atterra nella parte qui che vedete subito sotto. Questa qui è rossa, non si parte da lì. Bisogna atterrare dopo le due lineette qua verdi. Ma se tenete le luci papi come punto di riferimento non vi sbagliate. Poi ovviamente una volta che ci si avvicina a terra è normale che poi si vedano tutte rosse, grosso modo. E allora ci siamo quasi. Dato anche un colpettino dei flap, andiamo a togliere tutta la manetta, atterriamo un po' in diagonale ma per forza di cose. Ok, eccoci qua, cerchiamo di addrizzarci e direi che possiamo anche andare a frenare.
Ok, eccoci qua ragazzi, benvenuti ad Amburgo. Ci andiamo a fermare vicino a quel A339 lì. Il tempo che liberiamo la pista, così ci guardiamo anche l'atterraggio di Sphelix. Usciamo qui a sinistra. Abbiamo fatto giusto in tempo, insomma, nuvolosità direi che si sta avvicinando. Allora, vediamo... Sphelix è ancora a 2000 piedi. E c'è l'Airbus lì che ha acceso i motori, noi cerchiamo di non dargli troppo rogna. E allora intanto spendiamo le landing, accendiamo la taxi. E qua scazza la rotta praticamente. Purtroppo sta un po' lontano dalla pista, quindi vediamo un po' di metterci qua. Sta acceso, magari sta a fare una caciara. Vediamo se è così. Ok, così perlomeno ci vediamo l'arrivo di Sphelix. Credo che si sia fatta anche un po' più presente il vento, quindi magari potrebbe dare un po' più fastidio in fase di atterraggio. Ora purtroppo siamo a terra, quindi non mi dà i valori, però mi sembrava fosse sui 13 nodi, 13-14 nodi, una volta che siamo in fase di atterraggio. Allora, direi che ci possiamo fermare qui. Questo è uscito? Questo non ho capito se è partito adesso, c'è qualche problemino non lo so. È rimasto un attimo qua, punta verso l'altro, ripeto, non so se effettivamente è partito oppure no, o c'è avuto qualche problema tecnico. Ananas jeans, vabbè. E ok, aspettiamo che, appunto, ripeto, arrivi Sphelix e poi ragazzi ci salutiamo. Nel mentre vado a spegnere i motori, spegniamo l'avionica, così ci dà anche il tempo totale, 56 minuti. Ok, spegniamo pure le luci. Ok, Sphelix si sta ancora allineando, perdonate il rumore del 330 qui, ma non posso farci niente, si vede che si sta preparando anche lui per la partenza. Qui c'è il cicalino invece all'interno per il fatto che sono andato a spegnere tutte le luci e quant'altro. Se dovrebbe spegnere. Ah no, devo spegnere qua la chiave. Ma quale? Scusi. La batteria è tutto spento. Come fa a suonare ancora? Non lo so. Vabbè. Non ci interessa. Ok, vedo le luci di atterraggio di Sphelix. Purtroppo, ripeto, mi sono messo un po' a cacchio, mi sarei dovuto forse avvicinare qua. Quindi lo vediamo un attimino più spostati. Beh, tanto dovrebbe passarci qua, quindi una volta atterrato, vediamo un attimo, diciamo, con la coda dell'occhio da questa parte. Questo sta ancora qua, sì. Quell'altro dalla pista si è torto, quindi dobbiamo solo attendere che arrivi. Oh, chi è che sta accelerando? Questo sta accelerando. Caciara, non so che tipo di problemi stiano, cioè di manovre stiano facendo, accelerando tipo da fermo. Panagajara sta facendo un test dei motori, credo.
comunque sta arrivando, credo, anche SpaceX, 500 piedi. L'avvicinamento è anche abbastanza lunghetto, eh? Scusate, mi metto dentro perché sta distruggendo orecchie. Preferisco il tin 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 che quello che fa cannone col motore. Dicevo, l'avvicinamento è abbastanza lungo perché comunque c'è tutto quel pezzo di pista in cui non viene utilizzata per l'atterraggio, ma ovviamente per la tipologia di aereo che abbiamo noi è sovradimensionata come pista, quindi possiamo veramente sfruttarne tantissima per atterrare. Allora, eccolo qua. Sferix, il problema è che se sta troppo lontano poi non si vede effettivamente la sagoma dell'aereo, ma ci dobbiamo basare sulle Dio, un piccolo saltino in fase di atterraggio. Ok, ci siamo. Lui invece l'ha sfruttata praticamente già dall'inizio la pista. Vabbè, comunque è atterrato sano e salvo, e quello è l'importante. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo anche salutare qui, da questi che fanno le prove che metto così, fanno le prove tecniche con i motori. Io direi, ripeto, che ci possiamo anche salutare qui. Come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo. Ringrazio Spalex Pierce per la compagnia, anche compare Turiddo per la compagnia. Purtroppo fino a quasi a metà del viaggio poi ha avuto un crash del gioco. Ripeto, ringrazio voi se siete arrivati fino in fondo. Se vi fa piacere lasciatemi un mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e poi vi ho già raccontato, insomma, in descrizione ci sono tutti i link utili, in alto a destra la playlist che vi porta al tour e anche agli altri video su Flight Simulator. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.